Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti, il vostro appuntamento raro, episodico, così a caso, con il buon fumetto al mattino. Non vi prometto niente adesso, perché è estate, faccio fatica, ma mi sembrava il caso di parlarne, quindi facciamo questo episodio speciale oggi, ma magari continuo a rifarli e riprendo a farli, vediamo se ce la faccio. E in ogni caso oggi si parla ovviamente del nostro amichevole Deadpool di quartiere che torna insieme a Wolverine al cinema, sì, ma anche nel fumetto, perché è uscita questa settimana scorsa in realtà la nuova serie dedicata a Deadpool, una Deadpool del 2024 che dovrebbe essere tipo la volume 10 se non 11, ho controllato sul web. Serie attualmente in corso negli Stati Uniti e che vede al lavoro sul nostro mercenario chiacchierone strambo e odioso Cody Zeigler e Roghe Antonio. Ora entrambi gli attori sono abbastanza poliedrici, nel senso che hanno lavorato su un sacco di personaggi. Cody Zeigler si è specializzato ultimamente in Marvel, in particolare sulle cose Spider-Manose, ha scritto un po' di robe ai tempi di Beyond, ha scritto un po' di Miles, ha scritto un po' di storie di Spider-Punk, mentre Roghe Antonio ha lavorato soprattutto in DC Comics, ho visto, ma anche qualcosina in Marvel, fra Aliens, Carnage, She-Hulk, quindi decisamente attivo. Ora, questa nuova serie di Deadpool è, sì, ovviamente uno starting point, però va detto che ci lancia abbastanza nel centro dell'azione, senza spiegarci esattamente come ci siamo arrivati. Non ce lo spiega nemmeno troppo Panini, nemmeno nei suoi editoriali. Nel senso che sì, ci dice due cosine sul finale, ma non troppo. Detto questo, al solito, come tutte le serie americane, io non finirò mai di ripetervelo nei video e cercherò di dirlo ancora di più magari nei video che vanno un pochino più visti. Non dovete farvi problemi. Volete iniziare a leggere Deadpool? Sì, questa è la serie ideale per iniziare a leggere Deadpool. Perché? Perché è la serie attualmente in corso negli Stati Uniti, attualmente che esce da noi e ovviamente scritta per il tipo di intrattenimento che funziona in questo momento. Quindi se siete nuovi lettori, ma assolutamente leggetevi questa. Tra l'altro, se siete lettori manga, c'è anche una terribile citazione a Chainsaw Man, ma proprio direttissima. L'hanno fatto caso tutti, si è vista in tutti i social, io l'ho scoperto prima di leggerlo. Ma non è nemmeno una citazione di quelle nascoste, lo dice proprio lui. Ti piace Chainsaw Man? Ve lo dice Deadpool. Comunque, che dire di questa serie? Qualche problema di continuity c'è, nel senso che effettivamente arriva dalla precedente serie, quella scritta da Alyssa Wong, in cui Deadpool va a cercare di entrare nell'atelier, questo gruppo di mercenari, poi non so se ce l'ha fatta, perché non l'ho letta quella serie, ho letto il primo numero, non mi è piaciuta, non sono andato avanti. Ed effettivamente cose che vediamo già qui, fin dalla prima pagina, ci riportano esattamente lì. Ve lo faccio vedere direttamente, vedete questo cane simbiotico che si chiama Principessa e lui tratta come una figlia? Beh, è tipo stato partorito dal corpo di Deadpool dopo che l'avevano infettato con un simbionte clonato da quello di Carnage. È una storia complicatissima, mi sono letto qualcosa proprio su Wiki americana. Però quello che conta sapere è che adesso lui ha un cane parlante simbionte che lo aiuta e a cui vuole molto bene. E in più c'è anche un minimo da sapere che Deadpool ha una figlia che non vede da un po', la rivedremo anche a fine albo in realtà in una storia brevina, e nulla, vi basta sapere appunto che lei vive con dei genitori adottivi perché lui non se ne può prendere cura, ma tant'è. Detto questo, che dire di questa nuova serie di Deadpool? Allora, per quanto mi riguarda, ha tutti i problemi che ha sempre Deadpool con tutti gli scrittori, ovvero il fatto di essere scritto in modo sopra le righe, ma spesso da persone che non sanno scrivere questo genere di cose. E purtroppo ho la sensazione che anche in questo caso il suo essere sopra le righe non funzioni moltissimo, nel senso che ci sono tutte queste costanti battute che a me sinceramente faticano a fare ridere. Ora, non è male questo primo numero, c'è questa famosa citazione di Chainsaw Man che magari avete visto in giro, in cui lui fa il cosino di quello che evocava il cane e poi il cane tutto si mangia il nemico. Però devo dire che, allora, graficamente senza dubbio funziona. Tra l'altro questa è la versione Variant, che non è brutta come la regular. La regular era terribile dal mio punto di vista, era anatomicamente inguardabile. Certo, questa variant ha un piccolo problema, ovvero il fatto di non essere una variant di Deadpool, ma essere una variant della storia in cui Deadpool reincontra Wolverine, ovviamente perché esce il film, quindi ci buttiamo lì, abbiamo anche la variant con i due personaggi, aiuta.
Detto questo, graficamente, dicevo, non è male, non mi dispiace affatto. Roghe Antonio è un buon disegnatore, solido, magari senza particolari spicchi, senza particolare riconoscibilità, sinceramente. È un po' quel tipico disegnatore buono che dici, oh, che bei disegni, però non ti lascia niente di quel qualcosa in più, a mio parere. Anche la storia mi ha dato un po' queste vibes. Non è nemmeno male, nel senso che c'è un mistero che già si dipana, qualcosa è interessante, però non mi ha fatto proprio gridare al miracolo. Magari continuo a prenderlo adesso i primi numeri, se non mi stufa, magari ci riprovo per l'ennesima volta a leggere Deadpool. Io ci provo spesso, Ogni tanto lo riprendo, infatti è una serie che non ho completa, ho un sacco di buchi, ma proprio perché è un personaggio che mi sta antipatico nel profondo. E purtroppo, ribadisco, c'è sempre questo problema. Scrivere fumetti umoristici non è facile, devi essere capace di scrivere fumetti umoristici. E spesso invece gli americani non sono abituati, perché scrivono tutt'altro e non ci mettono mai autori spiccatamente comici a scrivere Deadpool, in genere. Quando capita magari va anche un po' meglio, ma ultimamente c'è questo umorismo di fondo, anche dovuto un po' ai film, anche dovuto a una certa impostazione del personaggio, che all'inizio non aveva così tanto, che non me lo fanno mai, quasi mai apprezzare. Comunque vediamo. Ora, primo numero si fa leggere, c'è un po' di mistero, sono le solite inevitabili battute, ovviamente, però ci sta, diciamo, leggibilino, facciamo un 7 politico, va, 6 politico. La cosa che mi fa ovviamente sempre rabbrividire, ma lo sapete ormai, quando c'è di mezzo Deadpool, c'è questa roba per cui Panini ha la scelta dell'utilizzare la schwa in italiano che non funziona, che io trovo inaccettabile perché non è italiano, perché la schwa non è inserita nella nostra grammatica, perché la schwa non si capisce come usarla. C'è chi la usa soltanto per i personaggi neutri, come fa Panini, c'è chi la usa al posto del maschile sovraesteso, e poi ci sono io che mi chiedo, ma la schwa è singolare o plurale? Io come faccio a sapere se tu usi la schwa, si stai riferendo al singolare o al plurale? Ah, vabbè, ma lasciamo perdere questo discorso e torniamo a noi. Diciamo che volete iniziare a leggere Deadpool, potete iniziare da questo numero, sì, però volendo potreste anche iniziare dal numero precedente. Questo è Deadpool 7, questo tecnicamente non è l'8, ma è l'1168, ma questo è il 7167, perché sono le doppie numerazioni solite di Panini. Ovviamente nuova serie, si riparte da 1. In questo numero 7, a differenza dei numeri precedenti, c'è un mega super specialone americano, cicciottone, con 7 storie di, credo, 7 team creativi diversi, che alla fine potrebbe valer la pena leggere, se vi interessa, anche recuperarvi alcune cose, come dire, un po' particolari, tipo il Deadpool di Liefeld. Non so perché dobbiate volerlo fare, però se vi interessa potete farlo, quindi vi do questo spunto in più nel caso abbiate proprio voglia di leggere Deadpool e sentiate questa pulsione irrefrenabile del riaffrontare il personaggio. Comunque, devo dire che nel complesso ho letto di peggio, se la paragoniamo alla precedente serie di Deadpool, di cui dovreste trovare tra l'altro un video su questo canale, non ne ho la certezza, ma credo di sì. Ci può stare, l'ho trovata passabile, e poi devo dire che comunque la variant è molto bellina. Al solito Panini ci sa fare su questa cosa, ci propone le cover Virgin, fa anche degli effetti speciali non male. Qui vedete abbiamo lucida la parte con i personaggi e ruvidina la sua sul davanti, che è anche sul retro, e le parti Marvel e Deadpool ovviamente non lo sono. È bella, cioè nel senso è un bell'oggettino, se volete soltanto l'immagine ci sta, ve la prendete. Tra l'altro devo dire che io non sono un super fan di questa immagine, perché non mi piace molto la spada Deadpool infilata in questo modo dentro Logan, l'ho trovato tutto un po' strano nella posizione, però effettivamente il suo colpo d'occhio ce l'ha, è una bella cover. Quindi, tornando a noi, se vi piace il personaggio, provatela, potrebbe interessarvi. Se non vi sta simpatico Deadpool in generale, non vi consiglio di partire con questo, perché temo che siamo sempre lì alla fine. Non mi ha sinceramente fatto gridare al miracolo questo primo numero, e quindi direi anche skippabile. Quindi, alla fine, io intanto vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine. Se ci siete arrivati, postatemi un'esplosione, perché Deadpool è esplosivo, nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo, ma meglio ancora iscrivetevi al canale Telegram delle notifiche, è qui sotto il link, e così non vi perdete nemmeno uno di questi fantastici video. Poi c'è anche il gruppo in cui parliamo di fumetti, e il canale in cui vi posto qualche offerta quando capita. Mi trovate live tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Twitch alla domenica alle 21. Poi c'ho Instagram, TikTok, Facebook, i soliti social. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video, e per ora potere pelato.